Siamo qui con Castelluccio Pasquale di Schitella, è un fabbro in pensione che però ha diversi hobby, come è quello di raccogliere queste pietre che stanno a rappresentare cosa? Io ho intenzione di mettere su la costellazione, e cioè partendo da dove ci sono le mani, dalla terra, che si è al centro dell'universo, come essere, stare al centro dell'universo. Poi naturalmente qua non è finito, perché la costellazione è fatta di tante stelle, i pianeti, e qua per esempio c'è, qua verrebbe il Sole. C'è una piccola modifica qua che dovrà essere fatta. Qua verrebbe il Sole, poi qua Mercurio, poi Venere, la Terra, e man mano poi gli altri pianeti. Qua rappresenta l'orsa minore, qua l'orsa maggiore, poi ci sarà la stella polare che verrà molto più alta di tutte. Quindi in pratica non è ancora completa, no, questa costellazione, diciamo. No, queste sono pietre che mi sono state portate da amici che non so nemmeno dove le abbiano prese. Comunque sempre sul Gargano sono. Sì, sì. Perché sono pietre molto particolari. Questa qua, per esempio, che c'ha la sembianza di una persona addirittura, con gli occhi, sì. Questo, diciamo, l'ho creata io, diciamo, è stato un assemblaggio che ho fatto, che naturalmente rappresenta, come rappresentare, io lo chiamo il guardiano qua della casa, ecco. Allora, il signor Pasquale, come dicevamo, è un fabbro in pensione, quindi ha fatto anche diverse opere di ferro, sì. Opere in ferro, lavori sul rame, questa per esempio, delle sculture. È una delle sue opere? Alcune sculture sul rame, o parecchie sculture sul rame, ho fatto anche, diciamo, sono disegni. Siccome i disegni per fare i lavori sul rame, che faccio i lavori a sbalzo o a rilievo sul rame, allora mi ha ispirato, essendo un vecchio fabbro, che mi è sempre piaciuto questo lavoro qua, sin da ragazzo, allora mi ha dato l'ispirazione, diciamo, i disegni me li faccio io. Automaticamente ho cercato diverse volte di riportare i miei disegni su anche formato da materiale ferroso, come questo qua è la ringhiera. Va bene, grazie signor Pasquale. Grazie a voi.